il regolatore italiano ed europeo in che modo stanno favorendo i pagamenti digitali in sicurezza e qual è il dialogo il rapporto di Banca d'Italia con gli operatori del settore Benissimo, grazie, grazie tante Luigi. Grazie innanzitutto di aver invitato me e la Banca d'Italia a questo evento. Sono tematiche su cui anche noi, per noi è fondamentale fare community, sentire un po' gli esperti del settore, l'industria, l'accademia, perché appunto il tema dell'innovazione combinato con quello della sicurezza, sempre di più intrecciati, connotano ormai la nostra attività in modo assolutamente pervasivo. Io, della Banca Italia eh, ricopro un, insomma, un pezzetto piccolo di una funzione che magari non è tanto conosciuta dal grande pubblico che è quella di sorveglianza sul sistema dei pagamenti ehm, il mio servizio si occupa anche di supervisione dei mercati finanziari, delle infrastrutture dei mercati finanziari insieme alla Consob e eh, si tratta la prima, la sorveglianza sul sistema dei pagamenti di una funzione comunque riconosciuta prevista dal testo unico bancario eh, che appunto ha come obiettivo l'efficienza e l'affidabilità del sistema, ha come soggetti eh, sorvegliati eh, i prestatori di servizi di pagamento, ma anche gest i gestori di infrastrutture di compensazione e regolamento, e gestori di infrastrutture tecnologiche strumentali di rete eh, a supporto del sistema dei pagamenti. E, mh, quindi mh, è fondamentale in questo periodo storico capire bene quali sono le sfide che, eh, che, che incontrano gli operatori nel, nella loro attività quotidiana, ma anche eh, le istituzioni. Noi siamo al centro di una eh, galassia, se vogliamo, di autorità finanziarie, che in questa slide magari ne vedete citate alcune che oggi si occupano di questi due temi, dell'innovazione da un lato e della eh, sicurezza. Dal nostro punto di vista sono due temi che impattano direttamente sugli obiettivi di una banca centrale, la stabilità finanziaria, l'efficienza, appunto l'affidabilità del sistema di pagamento, la fiducia nella moneta. E tutti questi soggetti in questi ultimi anni eh, stanno, eh, si stanno muovendo nel perimetro delle loro competenze. Per eh, definire un quadro regolamentare di controlli che sia appunto eh, funzionale a, una, a uno sviluppo dell'innovazione il più possibile sostenibile. Questa parola è un po' abusata forse di sostenibilità nel nostro campo, eh, ecco, veniamo al tema di oggi, vuol dire sicurezza. L'innovazione digitale, infatti, non può andare a discapito della sicurezza degli utenti finali e degli operatori anzi è un prerequisito per lo sviluppo stesso appunto della, dei nuovi modelli di business. Questo è un po' un, insomma il filo conduttore delle iniziative che appunto in questi ultimi anni le, le autorità finanziarie stanno conducendo. Ma già da questo numero di, eh, di operatori, di istituzioni che vedete eh, qui eh, nella slide potete capire un po' la complessità dell'ecosistema anche istituzionale si occupa appunto di queste tematiche eh, che ormai non possono essere risolte solo in ambito nazionale, quindi anche noi interagiamo intanto con la Banca Centrale Europea di cui insomma, del cui Eurosistema facciamo parte ma interagiamo anche in continuazione con tutti gli altri enti regolatori e di supervisione sovranazionali dal Financial Stability Board, dall'EBA alla Commissione Europea per il profilo legislativo e il coordinamento poi internazionale in ambito G7 e G20 ci vede anche partecipi su queste tematiche. Ora, chiaramente per raccontare tutto quello che si sta facendo in questi, in questi anni e in questi ambiti occorrerebbe una giornata intera, quindi eh, dovrò necessariamente attenermi un po' al tema che, che del giorno, che è questo della sicurezza dei, dei, dei pagamenti eh, digitali. E quindi, insomma, prima di mh, capire... Come il, la domanda ecco, di Luigi era eh, come, come l'autorità sta affrontando il regolatore il tema della sicurezza nell'ambito del digitale dei pagamenti, eh, quali, eh, come sta dialogando con gli operatori? Eh, partiamo allora da, da un presupposto: come, mh, come sta cambiando il nostro mondo, l'oggetto della supervisione? Eh, vediamo innanzitutto come i fattori di rischio, proprio che sono quelli che interessano l'autorità di supervisione, cambiano profondamente per effetto dell'innovazione digitale. Pensate soltanto alla, a, ai nuovi modelli di business che danno luogo proprio a un decentramento dell'offerta dei servizi finanziari, alla frammentazione della catena del valore mh, della, del servizio finanziario e anche di pagamento. E tutti i modelli della sharing economy. Allora, nuovi soggetti che non sono tipicamente soggetti finanziari, quindi le piattaforme, terze parti, over the top, entrano ormai a far parte di questo ciclo produttivo. E quindi qua già la prima domanda che ci si pone il regolatore è che è, è che quella relativa appunto al perimetro. Della sua competenza, che è sempre più esteso, o meglio, la, la normativa ci, ci dà dei poteri sui soggetti tradizionali che sono le banche, istituti di pagamento, gli email, i gestori, appunto, di sistema e compensazione del regolamento. Ma nel mondo dei pagamenti, ormai, gli attori non sono solo quelli, anzi, a volte. Le cosiddette terze parti, quelli che forniscono servizi eh, tecnologici e strumentali, hanno un ruolo quasi eh, preminente e predominante rispetto a, al tradizionale prestatore di servizi di pagamento. Quindi, questo è il primo elemento di complessità di cui dobbiamo appunto tener conto. Poi, eh, se guardiamo invece a, mh, alle vulnerabilità specifiche dell'industria dei pagamenti, insomma, l'industria dei pagamenti è caratterizzata per sua natura da profonde interdipendenze e interconnessione tra tutti questi attori, da una elevata esposizione su internet eh, e da un intenso utilizzo di dati. Sono tutti questi elementi che mh, non fanno altro che ampliare. Eh, come dicono gli esperti del, di cyber security, la superficie di attacco di un, di un soggetto che opera o per finalità economiche o per altre finalità, insomma, eh, vuole eh, mettere a, a rischio, vuole insomma trarre profitto da appunto, attacchi di natura cibernetica, ma anche attacchi meno sofisticati, basati su eh, forme più o meno appunto, raffinate di, di, di frodi. Eh, e ovviamente, eh, il, il sistema di pagamenti e quello finanziario è più esposto di Altri perché la motivazione economica degli attaccanti, eh, non ve lo sto qui a dire, insomma, è sicuramente più forte rispetto ad altri settori. Dall'altro lato nel sistema di pagamenti più che in altri settori troviamo una domanda di usabilità più spinta da parte dei, eh, degli utenti finali, sia lato pagatore ma anche lato eh, esercente che accetta i pagamenti, che ha bisogno appunto di fluidità nel processo di completamento del, del pagamento. Questo è particolarmente vero nel mondo dell'e-commerce dove abbiamo introdotto il doppio fattore di autenticazione, è stato un elemento di... Eh, di rottura rispetto alle modalità eh, eh, fino adesso in uso, per cui appunto con tutti i rischi che ne conseguivano, insomma, eh, l'accettazione dei pagamenti su una piattaforma online era molto più semplice. Di questo magari insomma, parleremo dopo quando parleremo di PSD2. Eh, L'ulteriore elemento di rischio crescente è dato dall'evoluzione proprio delle modalità di attacco. Quindi la, la tecnologia. Non soltanto eh, genera nuovi modelli di business lato economia reale e finanziaria, genera anche nuove modalità di attacco che eh, rincorrono in continuazione anche insomma, le, 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 le difese che eh, gli operatori finanziari possono mettere in campo. Quindi a fronte di tutti questi elementi che per noi sono elementi di complessità e di difficoltà, eh, cosa, fanno le, cosa stanno facendo le autorità? Innanzitutto come obiettivi devono, le autorità devono eh, assicurare la fiducia, quello alla fine è un po' il nostro obiettivo primario, eh, la fiducia nei servizi finanziari, nei servizi di pagamento eh, in questo nuovo contesto. Quindi mentre eh, appunto prima dicevamo l'ecosistema era abbastanza conosciuto a priori, la banca che offre servizi all'utente. Adesso abbiamo questa serie indeterminata di soggetti, allora il primo tema è proprio questo, quanto l'utente debba avere fiducia di questi soggetti e questa fiducia funziona ovviamente del, del tipo di regole, del tipo di anche protezione che viene appunto offerta. Dalle autorità finanziarie all'utente finale. E quindi è necessario anche rivedere il tradizionale approccio di eh, regolamentazione e supervisione attraverso nuovi strumenti. Bisogna, mh, dobbiamo sviluppare nuove capacità tecniche che finora non, non avevamo coltivato. Eh, am, mh, dobbiamo ampliare il campo di osservazione al di là del perimetro squisitamente finanziario e quindi si parla tanto di questa, di questa eh, supervisione, controllo, estensione un po' della regolamentazione anche le, ai provider tecnologici rilevanti per il sistema dei pagamenti eh, e in generale quindi adattare gli strumenti a disposizione. Eh, proprio su questo qui mi soffermo, Mh, da un approccio tipicamente basato sulla regolamentazione Adesso è sempre più evidente come la regolamentazione in un mondo che cambia in continuazione giorno per giorno, una regolamentazione che nasce... Un determinato anno e poi viene applicata dopo 5-6 anni, insomma capirete come, come non è più uno strumento sufficiente. Faccio l'esempio tipico della PSD2, la PSD è del 2016, e le ultime regole in materia di autenticazione dei pagamenti per l'e-commerce sono entrate realmente in vigore in Italia all'inizio di quest'anno, quindi sono passati praticamente 5 anni. Eh, ma mh, anche mh, su altri fronti della PSD2, pensate a tutte le regole sull'open banking, insomma il tempo di, dal momento in cui si inizia a negoziare il provvedimento, noi come Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea abbiamo, eravamo seduti ai tavoli di Bruxelles nel 2014 e parlavamo di queste regole sulla strong customer authentication, la sicurezza dell'open banking, la concorrenza nel mondo delle carte nel 2014. Eh, siamo nel 2021 e, e, e forse soltanto in questi ultimi due anni un po' tutta la macchina è entrata a regime. Questa cosa ovviamente non, non si presta nel mondo del digitale, non si presta a coprire un po' tutte le esigenze eh, che appunto connotano il, il mondo del. Dei servizi finanziari digitali. Ed è per questo quindi che all'approccio eh, regolamentare bisogna affiancare, eh, intanto, un ricorso a standard, a regolamentazione secondaria, a principi eh, che sono sempre più importanti nel mondo della sicurezza. Mh, qui ne cito alcuni che sono veramente di alto livello, ai quali eh, sia le autorità finanziarie, sia i principali attori dell'industria finanziaria sono chiamati a. Ad ispirarsi. Sono principi di così alto livello che non richiedono di essere cambiati appunto ogni anno, ma che eh, disegnano un po' la traccia, la, la, la rotta eh, cui eh, tutti gli operatori del settore si devono un po' ispirare per eh, operare nel mondo del digitale. Eh, in tema di cybersecurity ci sono questi fondamentali element che sono stati eh, pubblicati eh, dal G7 dal 2016 in poi, li trovate anche nel nostro sito. Eh, per le infrastrutture di mercato, anche qui diversi, e qui mi riferisco ai sistemi di pagamento, ai, ai grandi operatori che gestiscono appunto anche il post trading delle operazioni dalla borsa appunto alla compensazione dei titoli, a, ma anche ai sistemi di pagamento, eh, sono stati definiti dei principi di alto livello sempre per assicurare la resilienza cibernetica eh, dalla eh, Banca dei Regolamenti Internazionali e Noi eh, a livello eurosistema eh, abbiamo calato questi principi in una serie di eh, regole che applichiamo ai nostri eh, operatori. Un altro fronte fondamentale è quello della raffor del rafforzamento della cooperazione di sistema pubblico-privato. Ecco, la domanda Luigi si riferiva proprio a come dialoghiamo con gli operatori. Proprio nell'ottica di avere un continuo una continua interazione che non eh, risolvere un po' il rapporto eh, dell'autorità con, eh, con gli operatori, non eh, semplicemente nell'applicazione e nel controllo dell'adempimento de di regole, ehm, abbiamo proprio ehm, eh, sperimentato sul, sul campo come fondamentale avere dei tavoli permanenti in cui confrontarsi con gli operatori sulle problematiche in questo caso di sicurezza. No? Eh, mi riferisco qui al CERTFIN, che è un'iniziativa promossa dall'ABI e, e dalla Banca d'Italia, che vede una cinquantina anche di più partecipanti eh, di varie categorie del, del mondo finanziario e dei pagamenti. Tra cui alcuni di, de, dei presenti oggi fanno parte dei vari tavoli direttivi, insomma, di questa iniziativa di cooperazione, e che ha proprio lo scopo di promuovere un info sharing continuo sull'evoluzione delle minacce alla sicurezza cibernetica, di promuovere anche forme di raccordo in caso di incidente, di attacco informatico, di promuovere anche forme innovative di, di awareness, di comunicazione nei confronti degli utenti per coprire quello che è una sfida che è sempre più importante della eh, cultura della sicurezza che pervada eh, un po' tutti mh, i livelli eh, del settore finanziario dei pagamenti dall'utente finale eh, eh, all'operatore all agli organi di vertice delle aziende alle istituzioni insomma quindi questo è un po' il l'approccio eh, che il legislatore ha adottato negli ultimi anni Faccio solo un cenno alla parte normativa su cui poi ci soffermiamo un po' un attimo per vedere un po' le evoluzioni più recenti. Eh, qui in, in cima a questa slide cito la PSD2 e parlo di tre livelli di intervento. Eh, anche la normativa, con i limiti che ci siamo detti, un po' di una difficoltà di, appunto, di implementazione in modo eh, coerente anche nei tempi con l'evoluzione digitale. Eh, ha fatto comunque un importantissimo uh, salto di, di, di passo, un cambio di passo. Eh, la PSD2, se per chi la conosce, insomma, eh, l'avrà già notato, per la prima volta interviene nel campo dei servizi di pagamento in modo pervasivo, addirittura a tre livelli, cioè copre il eh, eh, livello della interazione con... Eh, sì, restiamo su questa: l'interazione tra utente e banca o prestatore di servizi di pagamento introducendo eh, dei requisiti di sicurezza che prima non esistevano, il doppio fattore di autenticazione con cui noi tutti i giorni ormai come utente ci dobbiamo scontrare o ci dobbiamo abituare a convivere. È comodo, ci... è comodissimo, secondo me. Eh, guarda, tu dici è comodo, in realtà sì, è comodo, però le resistenze all'introduzione sono state tantissime perché questa cosa non veniva percepita come una cosa comoda, ma più che altro come, una, come un ostacolo alla, alla fluidità della la transazione. Io mi non... sento più sicuro invece. E eh, eh, guarda, io di questa cosa sono convintissimo, eh, è la cosa che sempre abbiamo ripetuto eh, sia alle banche agli, eh, ma anche agli esercenti che incontravamo, perché a fronte di forse un tasso di abbandono mh, superiore, almeno in una fase iniziale, è evidente che più si spostano l'abitudine di consumo dei clienti sulle piattaforme elettroniche, più l'utente deve essere rassicurato. Quindi anch'io, come utente, mi sento molto più eh, insomma, fida confidente in, una, in un acquisto online che mi chiede di andare a vedere l'OTP sul telefonino piuttosto che la modalità one click. Che poi insomma, chiunque apre il mio browser è in grado di attivare. E quindi ricordo ancora acquisti fatti da, dai miei figli che mi sono ritrovato dopo. Dopo, ma finché sono i figli, il problema è quando sono altri. E, quindi, da utente, insomma, anch'io ho questa percezione. Abbiamo dovuto eh, realmente insomma lottare, comunque insomma, confrontarci con un con non soltanto le banche, ma anche eh, le, eh, appunto il mondo de degli esercenti che vive che non può ricevere i pagamenti in contanti e che si trovava da davanti appunto a una vera e propria rivoluzione nel dover proprio rivedere le modalità di eh, finalizzazione del, de dell'acquisto e quindi fare anche degli investimenti di un certo rilievo però insomma siamo convinti anche come istituzione che a fronte di questi investimenti poi ne beneficerà tutto il sistema nel suo complesso quindi questo sicuramente è stato un primo di livello di intervento che è stato promosso grazie alla PSD2 la quale però non si limita a coprire questa fascia di rapporto utente-banca ma richiede dei requisiti di sicurezza eh, più specifici agli operatori del mondo dei pagamenti a livello proprio aziendale requisiti di, eh, di presidio del rischio operativo e eh, cibernetico, che poi eh, l'EBA, la European Banking Authority, ha eh, reso più eh, specifici con delle linee guida eh, eh, che poi mh, le varie autorità nazionali hanno implementato nelle circolari e nelle disposizioni di vigilanza che si applicano appunto ai diversi operatori del settore. E questa quindi è la dimensione di mezzo. Poi c'è una dimensione di natura sistemica che è quella che forse è più importante per quando parliamo di cyber security in senso lato. Cioè la necessità di eh, attivare forme di sistema di confronto, di reporting degli incidenti gravi quando accadono. Per questo la PSD2 prevede che anche nel mondo dei pagamenti eh, gli operatori a fronte di un, di un incidente debbano notificare immediatamente all'autorità di supervisione eh, i dettagli di quello che è accaduto, perché poi a sua volta l'autorità di supervisione può in casi più gravi, innestare una serie di eh, contatti con gli altri paesi interessati, le altre autorità, la BCE, le altre eh, banche centrali, proprio per, insomma, tirar su la difesa necessaria a fronte, ad esempio, di, 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 di crisi che possono avere anche rilievo sistemico. O comunque, insomma, eh, raccogliere una serie di evidenze che possano poi consentire... Eh, circa appunto le frodi e gli incidenti più ricorrenti, di appunto affinare gli interventi normativi e di controllo eh, proprio per ridurre il rischio di questi incidenti. E, quindi insomma è sempre più evidente la necessità di integrare eh, in campo di sicurezza questi diversi livelli di intervento, sia all'interno della, della normativa sia appunto... Eh, Associando all'intervento normativo, come vi dicevo, eh, nuovi standard, regolamentazione secondaria più facile da adeguare e modalità di dialogo nel continuo con gli operatori. Un'ulteriore modalità di dialogo per chiudere questa slide che oltre al certi, abbiamo promosso come Banca d'Italia negli ultimi anni, che riguarda più il fronte all'innovazione e il dialogo con il mondo del fintech, che mh, magari a, di, insomma di prima acchitto potrebbe sembrare non direttamente correlato al mondo della sicurezza, in realtà, come dicevo prima, poiché l'industria si è così ormai articolata in tanti rivoli dove abbiamo le big tech, abbiamo piccoli operatori, che hanno un ruolo sempre principale anche nel mondo del fintech è fondamentale il, il dialogo con gli operatori eh, e la banca d'italia da tempo ha, in, in campo, ha messo in campo un canale di colloquio eh, con le fintech proprio per affrontare anche tematiche regolamentari di controllo specifiche eh, che consentano a questi soggetti di operare in piena mh, concorrenza e, e certezza delle regole e più di recente ne avrete sentito parlare. Il Milano Hub, dove proprio l'idea sarebbe quella di mettere in, a disposizione degli operatori proprio una, una piattaforma su cui anche sperimentare eh, l'innovazione e verificare se questa sia compatibile anche con gli schemi normativi e di controllo esistenti. Vado a chiudere sul, sul tema della regolamentazione. Ecco, questa slide serve solo a darvi. Mh, un paio di messaggi. Qui ho messo un po' in blu tutta la normativa che riguarda il settore dei pagamenti. Alcune l'abbiamo già citata, soprattutto la PSD2, che si è succeduta appunto negli anni nella materia del, dei, dei pagamenti. Nella parte più bassa, con una colorazione diversa, abbiamo tutta una serie di eh, provvedimenti normativi. Parliamo sempre di un ambito europeo che poi ha trovato eh, riflesso in provvedimenti di recepimento nazionale. Norme più generali che riguardano il mondo dei servizi digitali, che inevitabilmente hanno anche un riflesso nel mondo dei pagamenti. Eh, quello che insomma voglio qui evidenziare come il tema della cross settorialità è diventato sempre più importante anche dal punto di vista regolamentare, per cui eh, tutte le, le, le nuove regole in tema di data protection, di eh, identità digitale, anche di cyber security, la direttiva NIS, che ovviamente i colleghi di Cyber Security Italia, cyber Italia conoscono benissimo, insomma una normativa che è profondamente trasversale, eh, ha un pezzo uh, di, insomma, di, non, di una certa importanza anche nel settore finanziario e quindi chi scrive le regole in campo finanziario deve tener conto anche eh, di questi ambiti ecosettoriali e quindi anche laddove si producono queste regole dal 2015 in poi anche in ambito commissione abbiamo visto che mentre prima erano tutti mondi che non si parlavano eh, adesso si cerca di eh, favorire un raccordo ex ante eh, e quindi anche di richiamo reciproco tra le diverse normative per, farsi, per creare sinergie, evitare sovrapposizioni, evitare anche oneri a capo degli operatori che possono essere duplicati laddove appunto eh, queste normative non, non si parlassero. Dalla, nella parte destra della slide vedete un po' mh, il mondo che verrà. Che è quello della regolamentazione dei crypto asset, questa mica regulation, della regolamentazione della Digital Operational Resilience, di cui si sta parlando e eh, in cui siamo coinvolti anche noi come autorità tecnica di settore. Sono tutte eh, regolamentazioni, qui non ho citato la PSD3 che già l'anno prossimo insomma, vedrà aprire lavori in ambito della Commissione per un processo di revisione, con i tempi che vi dicevo del, dei cantieri normativi europei, eh, verrà, vedrà la luce insomma, non prima di, di 3-4 anni. E, mh, la cifra comune di questi provvedimenti è, se vogliamo... È eh, un po' quella che citavo prima, la presa d'atto, la constatazione che gli attori chiave del mondo del, dei pagamenti, del mondo della finanza digitale, del mondo della sicurezza non sono più soltanto le banche e i prestatori di servizi di pagamento tradizionali ma sono anche nel caso di mica della regolamentazione sui cryptoasset sono gli emittenti di questi asset virtuali sono anche i, i soggetti che offrono servizio a corollario di custodia, di, di scambio eh, dei, dei strumenti eh, dei cryptoasset e quindi per la prima volta questa è una regolamentazione che non ha uguali in altre parti del mondo quindi vi invito a ad andarla a vedere attualmente insomma è in fase ancora di negoziazione quindi eh, le, um, insomma il testo che fa fede è quello della proposta emanata dalla commissione alla fine del 2020 però è molto interessante anche in questa con questa chiave eh, di lettura che vi ho dato che è questa di tener conto delle dei soggetti nuovi, ma anche di dare certezze agli utenti e anche alla stessa industria circa le regole applicabili a questo uh, mondo in evoluzione. Lo stesso si può dire per la normativa d'ora, quindi parliamo qui di regole di digital operational resilience che vogliono essere armonizzate con riferimento a tutti. Gli attori del settore finanziario, le banche, i mercati finanziari, eh, le infrastrutture di, di trading, post trading, i prestatori di servizi di pagamento, gli stessi operatori di eh, virtual asset che sono regolamentati dalla eh, da, da regulation unica. Eh, quindi anche questa è una grande sfida che ci vede coinvolti come autorità e sulla quale il, il, il dialogo con gli operatori eh, è oggi questo dialogo, insomma, è una dei, uno degli esempi delle modalità con cui questo dialogo si può sviluppare, per noi è fondamentale. Io mi fermerei qui. Ehm, ovviamente sono a disposizione per domande, anche mi scuso se sono andato un po' oltre forse con i tempi. Va benissimo, ottimo, grazie dell'intervento. Io ho preso appunti, ma ci sono due domande da parte eh, dei partecipanti. Giusto due, la prima. Un attimo che l'avevo. Eccola qui, la prima di Daniele. Buongiorno. visto che ultimamente molti pagamenti devono essere confermati con OTP via SMS, cosa ne pensate dei numerosi attacchi alle compagnie telefoniche ove si impossessano dello swap della SIM? Si sta pensando ad un'altra tipologia di doppia autenticazione? Gianberluca eh, questo è un tema di grandissima attualità, purtroppo una delle grosse vulnerabilità legate al doppio fattore può essere appunto, eh, eh, qui torniamo al discorso della cross settorialità, cioè il fatto che si utilizza come fattore di autenticazione un sms che nasce per fare altre cose. Allora, eh, proprio perché c'è un problema di sicurezza nel rilascio della SIM, nel rilascio eh, nella modalità di produzione anche dell'SMS, è necessario fondamentale. Tale è il dialogo tra il mondo finanziario e il mondo delle TLC. Su questo c'è un tavolo aperto anche presso la GCOM al quale partecipiamo anche noi, l'autorità garante delle telecomunicazioni, che punta proprio a, eh, a introdurre dei presidi di controllo che oggi non esistono, eh, ad esempio in tema di, eh, nel caso di rilascio di una nuova SIM, siccome sappiamo che lì il problema del SIM swap... è, legato proprio a certi processi che non sono di, per, di pertinenza del settore finanziario ma del mondo delle TLC che sono anche migliorabili per certi versi perché poi la, la truffa adesso senza entrare negli aspetti tecnici si realizza nella misura in cui c'è un furto di identità Soggetto, appunto, eh, riesce a carpire un numero di telefono dell'utente a ricevere su quella SIM su quel numero di telefono un OTP oltre ad aver realizzato azioni di, di phishing, di social engineering e via dicendo, allora bisogna anche intervenire nel settore eh, TLC. Eh, quindi, con tutte le complicazioni del caso, quindi chiedere degli interventi anche di messa in sicurezza o comunque di informativa dalle, dalle compagnie telefoniche alle banche nel caso in cui ci sia un cambio SIM, quindi mettere in piedi delle procedure ci si sta lavorando e, e speriamo, appunto, di, 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 di arrivare a delle soluzioni effettivamente efficaci. Un'ultima domanda con una risposta molto più breve: c'è stata un'effettiva riduzione di frodi nei pagamenti digitali grazie alla PSD2? Ci chiede per. Luigi. Eh, non è attualmente misurabile, perché appunto l'effetto eh, richiede mh, vari anni per, mesi per poter essere osservato. Siamo partiti soltanto a inizio gennaio con la eh, totale applicazione delle regole del doppio fattore per l'e-commerce. Sull'internet banking siamo partiti un po' prima. Non vediamo attualmente effetti sull'internet banking in positivo ma neanche in negativo, ma non li vediamo perché non abbiamo ancora un. Una, lunghezza temporale del campo osservazione sufficiente per poter dare insomma un giudizio. Grazie mille dottor Giambelluca, allora aspettiamo per questo giudizio un po' di tempo. Prossimo workshop.